Buon martedì 27 luglio. Proseguo nella lettura delle pagine di Oppressione e Libertà, un saggio contenuto nel testo Conferenze brasiliane di Franco Basaglia. Nelle pagine successive a quelle che ho letto ieri, Basaglia approfondisce alcuni temi fondamentali del rapporto tra psichiatria e militanza politica, tra lotta nei confronti della miseria e dell'internamento e anche salvaguardia del diritto soggettivo alla libertà. Ricorda Basaglia come molte rivoluzioni del Novecento, ricorda quella russa del 1917, quella cinese e anche l'esperienza cubana, hanno sicuramente sottratto da una parte della miseria la popolazione che se non altro possono curarsi e nutrirsi, ma hanno tradito queste rivoluzioni il diritto soggettivo a esprimere le proprie opinioni, a essere liberi. E sottolinea Basaglia come appunto la militanza psichiatrica è ineludibile, perché lo psichiatra è chiamato a un processo trasformativo del mondo oppure sceglie di essere semplicemente il custode dell'ordine che rappresenta l'espressione del dominio della contemporaneità. È in fondo quello che anche Udolin indicò come funzione centrale del club, quello relativo al cambiamento della cultura sociale, sanitaria e generale. Questo ci tengo a ricordarlo molto spesso perché è una dimensione che spesso si perde di vista ed è questa la modalità più efficace, più concreta per demedicalizzare e depsichiatrizzare il percorso del club. Basaglia ci fa un esempio molto semplice che però ci porta ad aprire delle considerazioni che secondo me sono fondamentali per vivere l'esperienza del club come un'esperienza autenticamente sociale. Facciamo un esempio: in una famiglia di operai c'è un figlio handicappato e ogni mattina il padre e la madre, che devono andare a lavorare, portano il bambino un po' di qua e un po' di là. Un giorno a casa di un amico, un altro giorno da un altro. Ma la solidarietà non è eterna e giorno più, giorno meno, questa famiglia sarà obbligata a internare il figlio in un istituto, il che non è la situazione ideale per un bambino handicappato. Qui si apre il tema dell'internamento istituzionale. Certo, da allora dei progressi sono stati fatti, ma non sono, secondo me, soddisfacenti, perché resta il problema, non solo del bambino handicappato, ma del vecchio non autosufficiente, di coloro i quali da soli non ce la possono fare e nella stretta economica che stiamo vivendo, traballanti condizioni di lavoro, non è che ti possono permettere di dedicarti con serenità alla funzione di cura. Poi ci sono tanti altri problemi, ma non entro nel dettaglio. E che dice non è la situazione ideale per un bambino handicappato essere internati, così come non lo è per un anziano, secondo me non è neanche per una persona che ha una sofferenza mentale l'internamento. Ebbene, questa circostanza porta con sé gravi conseguenze, perché produce angoscia nei genitori. Nessuno interna il prossimo a cuor leggero. Sì, qualcuno forse lo farà anche, ma in linea di massima c'è grande dispiacere. Nella stampa di questi giorni si raccontava delle condizioni nelle RSA, l'incontro tra i familiari e gli ospiti, che in qualche modo finiscono per essere degli internati. Questo periodo di distanziamento ha creato una profonda sofferenza sia in coloro che sono ospitati dall'RSA, sia nei familiari che naturalmente hanno vissuto intensamente l'angoscia di quella situazione, anche forse con un profondo senso di colpa. E questa crea angoscia nei genitori e crea già una situazione nevrotica. E con,
persone incominciano a star male relativamente alla situazione che stanno vivendo. Ed ecco che io, come psichiatra, dice Franco Basaglia, nel mio lavoro di salute mentale vengo chiamato da questa famiglia che si sente in colpa per aver internato il bambino. Cioè, queste persone stanno male, e queste forme espressive dello star male possono essere infinite. Insonnia, ansia, attacchi di panico, tutto quello che volete. E da chi vanno? Si rivolgono al professionista. E però Basaglia, di fronte a questa domanda di angoscia e di dolore, forse di senso di colpa, si fa una domanda: quale sarà il mio compito? Curare la nevrosi della madre o la depressione del padre? È questo il compito che io sono tenuto ad avere. Cioè, sono di fronte a una contraddizione sociale. C'è una espressione di malessere, mi viene posta una domanda di cura e che cosa devo fare? Curare appunto la nevrosi della madre e la depressione del padre? Certo, io ho gli strumenti, lo psichiatra, lo psicologo, gli strumenti li hanno per adempiere al loro dovere. Bisogna capire però che cosa significa adempiere il proprio dovere. Naturalmente qui Basaglia, ripeto ancora, certo, io ho gli strumenti per farlo, ma questo intervento non sarebbe che una modalità di repressione della famiglia. Questo è un passaggio molto importante, quando un sistema di cura diventa un atto repressivo, nel senso che la famiglia pone una sofferenza, che cosa faccio io? Diagnostico. Uso gli strumenti che ho in mano e non entro nel merito delle contraddizioni sociali e culturali, economiche e politiche che quella famiglia sta vivendo. Il problema è che io devo spiegare alla madre e al padre perché sono stati obbligati a internare il figlio in istituto. Sono stati obbligati perché l'organizzazione sociale ha impedito loro di dare al bambino l'affetto di cui aveva bisogno. Non è una deresponsabilizzazione della funzione genitoriale, ma l'apertura di un dialogo non etichettante di fronte a una contraddizione sociale. È chiaro che in questo caso si finisce per esercitare una funzione politica nel senso più alto del termine, naturalmente, non per l'asservimento a una ideologia o l'adesione così. Semplicemente a un partito, a un movimento, quello ci può anche stare, ma naturalmente questa funzione politica ha molto a che fare con l'identificazione della cura, con l'attenzione dovuta nei confronti delle contraddizioni sociali. In fondo, la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità anni fa pubblicò un testo, The Solid Facts, cioè i determinanti sociali della salute, sia fisica che mentale. Questa è un'azione politica, dice giustamente Basaglia, e tecnica allo stesso tempo. Vedete, tecnica e politica convivono, coincidono in qualche maniera. E il mio compito di psichiatra è questo, cioè quello di tener conto delle competenze tecniche che possiedo, ma non mi posso sottrarre alla dimensione politica. Stessa roba, sapete, può riguardare il consumo di bevande alcoliche. Non è giustificato il fatto che bevo perché c'è una cultura che me lo impone, ma non posso eludere nel sistema di cura la questione sociale, politica e economica di una grande ipocrisia collettiva che è quella della promozione del consumo delle bevande alcoliche. Guardate che cosa sta accadendo in questo momento. Liberi tutti ha significato dare libero sfogo ai consumi delle bevande alcoliche. E quindi questo è il compito tecnico-politico, non è di dare farmaci ai genitori, ma piuttosto di creare una presa di coscienza
se mi limito a dare farmaci e non determino una presa di coscienza, mi asservo a una funzione meramente custodialista che svilisce la stessa funzione professionale. Devo creare un nuovo codice che consenta a queste persone di capire le cose, di prendere consapevolezza. Qui si pone però un problema di perdita di identità e di acquisizione di una nuova identità da parte del tecnico. Bisogna abbandonare un certo tipo di identità per conquistarne un'altra. E anche questo è un aspetto importante. Come può il tecnico trovare una nuova identità oltre alla vecchia, nella quale si poneva come padrone della situazione con il potere di etichettare l'altro a suo piacimento. Grande potere quello di poter etichettare, ma devo abbandonare questa vecchia strada, devo aprirmi a una novità. Nel manicomio, infatti, l'identità del tecnico è quella di essere il padrone assoluto, il padrone medievale di molte anime. 10, 20, 1000, 2000 anime, ma quando si comincia a parlare di distruzione del manicomio, la terra trema sotto i suoi piedi perché il tecnico perde la sua identità ed entra in una situazione anomala perché non sa più chi è. E questo è un problema molto significativo nella. Prendiamo la ecologia, l'intero campo della salute mentale oggi senza la presenza del manicomio. Che significa esercitare la funzione di cura cambiando completamente il paradigma, il punto di riferimento, che non è più quello di dare farmaci per stabilizzare pazienti, ma piuttosto quello di condividere con coloro i quali vivono una condizione di sofferenza una realtà è inserita in enorme contraddizioni sociali e culturali e quindi il professionista a sua volta deve aprire un varco nella sua esistenza e entrare in una condizione di rivisitazione della sua stessa identità. Questo è il significato autentico di demedicalizzazione e di psichiatrizzazione di cui parlava Vladimir Udonj e questo implica naturalmente un grande impegno, un lavoro intenso che è quello che facciamo di settimana in settimana nel lavoro del club. Buona giornata a tutti.